Diresti che questo simpatico cappellino calamita l'ho creato riutilizzando un tappo di plastica? Pensa che è facilissimo da realizzare. Per farlo, ho tracciato un cerchio su un cartone di riciclo al centro del quale ho incollato una calamita con della colla a caldo. Al di sopra poi ho incollato un tappo di plastica che ho ricoperto con dello spago. Poi ho decorato con del nastrino di raso e con fiorellini ricavati da vecchie bomboniere. A proposito di bomboniere, i tappi di plastica possono essere riutilizzati proprio per creare delle bomboniere fai da te originali. Anche in questo caso ho ricoperto con spago un tappo dalla forma inusuale. Poi l'ho riempito con spugna per fiori e ricoperto con un pezzettino di stoffa. Infine ho incollato con colla a caldo tante piccole roselline e attaccato un piccolo manico di spago intrecciato. Ancora più semplice il segnaposto che ho fatto con un tappo cilindrico che ho ricoperto con dell'aiuta. Dopo averlo riempito con carta pallottolata, ho incollato una rosa e decorato con un nastrino di pizzo e una piccola rosellina. Ecco ora un oggettino utile in casa per tutti i lavoretti di cucito. Per farlo ho riutilizzato un tappo di plastica grande e un pezzo di stoffa. Con un piattino ho disegnato un cerchio, ho ritagliato e cucito a punto filza. Ho riempito con imbottitura, ho tirato il filo e incollato sul tappo per ottenere un comodo puntaspilli. Un modo davvero semplice ma molto molto utile per riutilizzare i coperti degli yogurt è quello di tagliare il bordo sporgente e incollare sul retro un'immagine. Io ho usato un tovagliolo di carta che ho incollato con colla per decoupage, ma va bene anche la colla vinilica diluita con acqua. Una volta asciugato ho ricoperto con uno strato di colla, poi per far risaltare meglio l'immagine ho ricoperto con acrilico bianco. E voilà, allo stesso modo puoi creare tanti sottobicchieri coloratissimi e personalizzati. Ma con i tappi di plastica puoi anche far divertire i bambini. Basta disegnare croce e cerchio per creare un tris portatile. Oppure basta infilarci uno stecchino per realizzare una velocissima trottola. Puoi anche usare il tappo di plastica di un portaspezie come base per un albero di Natale shabby chic davvero molto carino. Oppure puoi usare i coperchi dei vasetti degli omogenizzati come ruote per un originale fiocco nascita fai da te. Ma con tappi e coperchi gli utilizzi sono davvero infiniti. Avevi mai pensato, ad esempio, che un tappo di sughero può sostituire egregiamente il pomello rotto di un coperchio? I tappi di sughero possono essere riutilizzati in modi davvero sorprendenti, come chiudipacco dopo aver intagliato una fessura in mezzo, per avvolgere una matassina di cotone da ricamo, come base per un originale alberello segnaposto creato con scorze d'arancia. O come piccolo pupazzo di neve da usare come decorazione per l'albero di Natale.